Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Easy Italian. Oggi chiediamo agli italiani qual è il loro film italiano preferito e se hanno dei film belli da consigliare a voi. Andiamo! Qual è il tuo film italiano preferito? No, aspetta, fatti te. Film che guardo sempre ogni volta che ho un esame è Notte prima degli esami. E La vita è bella. Amar cord di Fellini. Praticamente parla della... durante la Seconda Guerra Mondiale un bambino portato adesso in campo di concentramento e... diciamo il personaggio principale del film che lo aiuta, diciamo, a sopravvivere durante tutta la fase della vita del campo di concentramento e a salvarlo finché gli americani non vengono a liberarli tutti. Proprio in forte sintesi. La trama, la storia dell'infanzia in Romagna dell'autore. Con le zie, i nonni e tutte le cose che succedevano nei primi del Novecento. Mi ricordo una parte anche della mia infanzia e una parte dei racconti dei miei genitori. Allora, cioè, principalmente diciamo sono due, perché sono uno il sequel dell'altro, che sono Benvenuti al Nord e Benvenuti al Sud. E praticamente Benvenuti al Sud, visto che comunque in Italia c'è una divisione tra Nord e Sud, un po' discriminatoria possiamo definirla, quindi c'è questo stereotipo che quelli del Nord hanno nei confronti di quelli più meridionali e viceversa, e in entrambi si vede un milanese che va a Napoli e uno di Napoli che va a Milano, e si vede che in realtà c'è un paragone, diciamo, su quello che è lo stereotipo e quello che è la realtà del Nord e Sud Italia. Hai visto qualche film italiano bello ultimamente? Ultimamente non saprei. Sì, forse uno sulla mia pelle ho visto. Non so se conosci quello sulla storia su Stefano Cucchi. Su Netflix l'ho visto. Perché ti piace così tanto La vita è bella? No, ho richiamato uno di quelli, diciamo, più famosi, visto che mi hai chiesto un qualcosa che possa aiutare, diciamo, a imparare l'italiano. E uno, insomma, che ha vinto l'Oscar e tutto, allora ho riportato quel film lì, insomma, e non me ne vengono in mente altri, ovviamente, nel frattempo. Invece attori italiani che vi piacciono? Attori italiani, Benigni, un attore, cioè, simpatico, diciamo, anche come regista, è un attore che mi piace il suo stile. Mastroianni, assolutamente. Sì, Benigni, ovviamente è una macchietta, un attore che, insomma, come un attore un po' particolare, perché, insomma, no, toscanaccio puro, per parare, ecco, l'italiano vero non si impara proprio da Benigni, però... è da vedere, è un film da vedere, si vede un po' anche la comicità sua e la sua simpatia. A me piace molto, a parte Gassman, rimanendo in tema, Alessandro Borghi, che è protagonista di Sulla mia pelle. C'è un attore, mi sfugge sempre il nome, che è molto bravo, però che mi piace molto, ma non si so dire il nome. No, fa sempre film anche magari con Gassman, alla barba. Giallini? Bravissimo. Marco Giallini. Marco Giallini. Okay. Visto? Ti ho detto che è più esperto. Trovo i nomi. No, sinceramente non lo so. Oddio, non ho idea. Non... Difficile questa. Sì, questa qua sì. No, perché non guardo molto spesso film italiani, quindi non ho neanche idea di zero. No, non penso di averne uno. Invece c'è qualcosa del cinema italiano che è diverso rispetto al cinema all'estero? C'è qualcosa?
Allora, io personalmente, diciamo, il cinema italiano a me non fa impazzire, diciamo, rispetto a quelli stranieri. Ha un anche un umorismo un po' particolare, diciamo, che secondo me è più facile capirlo dopo una certa età. Perché ad esempio si parla ad esempio del film Fantozzi, mettiamo caso, è molto, ha una comicità che lo capisce soltanto chi ha tipo più di 40 anni. Invece, almeno, non so te. Sì, no, non è che faccia impazzire Fantozzi. Adesso, vabbè, ci sono alcuni film che ho visto che dovrebbero uscire, che si stanno più uniti a quello che è lo stile americano. Spero che vi sia piaciuto questo episodio e che vi abbia dato qualche idea interessante per quanto riguarda i film italiani da vedere. Invece voi avete un film italiano preferito? Scrivetecelo nei commenti. Grazie mille, non dimenticatevi di iscrivervi al canale Easy Languages. Ciao!